un utile da oltre 9 milioni di euro nell'ultimo anno, aumentati tutti gli indicatori della banca, 1 milione e 500 mila euro a sostegno dell'attività del territorio. Con questi importanti numeri, la BCC ha chiuso a Faenza il ciclo di incontri destinati ai soci per illustrare il primo anno dalla fusione del credito cooperativo Ravennate Imolese con l'istituto finanziario Forlivese. Sei appuntamenti organizzati in previsione dell'assemblea annuale dove si discuterà l'approvazione del bilancio. Incontri durante i quali la dirigenza ha illustrato e si è confrontata sulle attività della banca, in particolare sulle attività a sostegno dei soci come percorsi di previdenza e assicurazione e sulle attività a sostegno del territorio. L'ultima iniziativa vede la BCC in prima fila nella raccolta fondi per donare all'ospedale di Faenza una colonna laparoscopica ad alta definizione. Il bilancio è positivo anche con dei numeri importanti e che superiamo i 9 milioni di utili, e quindi questo era in quest'annata, che è il primo anno dell'aggregazione con Forlì, era importante poter dimostrare agli associati che il progetto aveva una sua validità, al di là dei problemi che c'erano da gestire, che c'erano le difficoltà, però era evidente che allargando l'area in cui si opera, avendo un fatturato più grande, alla fine i costi si riescono ad ammortizzare meglio, e quindi il risultato, con tutte le difficoltà che si incontrano in questo momento, dei crediti anomali, delle problematiche varie, dobbiamo dire che il risultato è stato positivo. Che cosa vi ha soddisfatto particolarmente di questa operazione? Beh, devo dire che la soddisfazione maggiore è stata la parte dei clienti e del territorio, la disponibilità a seguirci e diventare soci. Abbiamo fatto un numero importante di soci, anche a Forlì, dove c'era una base molto piccola. È stato in questo anno qua, non è ancora un anno, abbiamo fatto più di 600 soci, e quindi direi che c'è stata una risposta e un'attenzione che non pensavamo, ed è molto, molto importante e di soddisfazione. Oggi tornerete a proporre ai vostri soci le offerte della previdenza, le offerte per le assicurazioni. Che tipo di offerte offre la banca? Noi pensiamo sia basilare quell'articolo 2 del nostro statuto che prevede un'attività verso i soci che riguarda proprio la previdenza. Previdenza che deve essere intesa non più come una volta nell'accesso ai servizi bancari, nel risparmio, ma ora più che mai nella previdenza di quello che può accadere per il futuro, in particolare di tutelare i patrimoni dal punto di vista assicurativo e soprattutto di tutelare le nuove generazioni per un gap previdenziale che mostrerà i conti nel prossimo futuro. È un anno in cui la banca è stata impegnata anche sul campo del crowdfunding, l'esempio più lampante del nostro territorio, Borgo Tulliero. Come mai avete deciso appunto di sposare queste nuove iniziative? Beh, da sempre la banca è impegnata a favore del territorio, iniziative che sostengano la coesione sociale, le attività sportive, le attività culturali. Abbiamo pensato di estendere questo tipo di operatività anche a una nuova modalità di raccolta fondi, che è appunto il crowdfunding, che unisce insieme all'interesse del territorio a sostenere certi tipi di iniziative anche la positiva aggregazione che offrono i social, in particolare i vari ripetitori di queste iniziative. Le iniziative hanno avuto tutte un ottimo successo. Qui a Faenza è stato presentato la raccolta fondi per la realizzazione di spogliatoi al campo sportivo di Borgo Tulliero, anche qui ottimi risultati e soprattutto notevole sia il supporto della banca, ma soprattutto quello del territorio inteso come partecipazione dei cittadini e dei nostri soci a questo tipo di iniziative. È un crowdfunding un po' più, diciamo, ortodosso, più normale, una raccolta fondi per il nuovo macchinario dell'ospedale. Siete impegnati anche lì? Sì, qui seguiamo un iter più tradizionale, è un'iniziativa molto più importante come dal punto di vista economico, quella di dotare l'ospedale di Faenza di una nuova apparecchiatura, e qui la raccolta fondi è quella tradizionale. Cioè abbiamo istituito un conto in cui chi vuole partecipare a questo tipo di iniziativa può versare, e naturalmente la banca parteciperà con fondi propri e in misura anche consistente. Sono molto grato a tutti coloro che si stanno impegnando per questa raccolta fondi. La banca Credito Cooperativo in particolare sta svolgendo un ruolo molto importante in questa raccolta di fondi,
che permetterà all'ospedale di Faenza di avere una apparecchiatura assolutamente all'avanguardia per il trattamento mini invasivo di tutte le principali patologie addominali. Con questo tipo di attrezzatura, che sarà un'attrezzatura di chirurgia laparoscopica 4K, cioè che ti permette di vedere 4 volte in più rispetto all'alta definizione che stiamo già utilizzando, potremo effettuare interventi chirurgici con una maggior precisione e che potranno permetterci di essere più accurati, soprattutto per ciò che riguarda la cura dei tumori, che rappresentano il principale tipo di patologie di cui ci occupiamo. Per i pazienti, diciamo che l'approccio mini-invasivo associato a quello che viene chiamato gli anglosassi ERAS, Enhanced Recovery After Surgery, che è un protocollo che noi abbiamo implementato per tutti i pazienti che operiamo, che prevede la ripresa della funzionalità il prima possibile, delle funzionalità di base, quindi i pazienti già il giorno dopo l'intervento mangiano, si alzano dal letto, camminano, e diciamo che associare una chirurgia mini-invasiva a questo tipo di percorso perioperatorio permette una ripresa funzionale molto, molto più veloce. E abbiamo nel nostro reparto a Faenza oltre l'80% dei pazienti viene dimesso dopo 4 giorni dall'intervento chirurgico. Il ciclo di incontri si intitola Uno sguardo al futuro. Con che sguardo i soci devono guardare al futuro della BCC? I soci devono guardare al futuro pensando che queste realtà di banche locali, che sono un patrimonio del territorio, devono rimanere con risultati positivi, ma una ricchezza del territorio. Quindi l'impegno che tutti quanti ci prendiamo, chi amministra e chi è socio, è far sì che queste realtà restino nel tempo, perché dove abbiamo perso, e in Romagna ne abbiamo perso, delle banche locali, si vede che abbiamo impoverito il territorio.